quanto riguarda la mia vita, ha influito in maniera molto, molto indiretta, perché io pensando già di finire nel mondo degli insegnanti e dell'insegnamento, non ho mai avuto idea di entrare alla Piaggio come impiegato o come operaio. E nella realtà finlandese ha influito in maniera fortemente decisiva. Nel 1908 iniziarono ben 300 operai, quindi è una grossa realtà che 300 stipendi vadano a influire sulla vita di finale. Tenete presente che la realtà finlandese conobbe, almeno fino all'inizio della crisi, fino al 90, conobbe un periodo aureo, sia dal punto di vista del lavoro alla Piaggio, sia dal punto di vista del boom economico che iniziò negli anni 60. Proprio in quegli anni, finale, riuscì una volta nell'arco di tutto il periodo estivo a superare in presenze la città di Alassio. Quindi, oltre ai proventi della Piaggio, aggiungeteci un turismo traboccante. Finale era conosciuto in tutta Europa. Il venerdì al sabato arrivavano treni che sbarcavano dai 900 ai 1000 ospiti tedeschi tutti. Quindi il tutto cominciava da marzo e terminava alla fine di ottobre. Quindi una Piaggio forte, abbiamo detto 1350 persone alla Piaggio, più un turismo che tirava ancora, quindi il finale era veramente sorridente. La realtà era veramente positiva. Quindi è una grossa perdita per finale la Piaggio, una grossa perdita. La Piaggio era una fabbrica che non ha inquinato in nessun modo. Riassumo con una battuta. Non riduciamo finale alla Borghetto Santo Spirito, dove passeremo dalla Via Aurelia senza vedere il mare. Sparita la Piaggio. Sparite quelle realtà a cui ho accennato in precedenza, che cosa darà vita a finale? Il turismo? Il turismo sì, se non verrà affrontato come lo è stato affrontato in questi ultimi anni, al punto che molti alberghi hanno chiesto la trasformazione in residence o peggio ancora in appartamenti, i quali vedranno le serrande abbassate, grosso modo, 10 mesi all'anno su 12. Il pubblico deve incentivare il privato. Allora, quando a finale è stato chiuso l'ultimo locale cinematografico, qualcuno del pubblico, il pubblico, intendo il comune, intendo la regione, doveva intervenire. Come possiamo pretendere che arrivi un turismo invernale in una città dove non c'è un locale cinematografico, dove non c'è un teatro, dove non c'è un piano bar, dove non c'è una sala da balco? Come cambia la realtà finlandese? In questo momento è ingessata la realtà. Dobbiamo darci da fare per cambiarla. La realtà è lavorare su un turismo che si sviluppi per l'arco di tutti i 12 mesi dell'anno. Ho voluto bene a finale, sempre. E mi dispiace, dopo averlo visto nel massimo splendore, mi riferisco agli anni 60, 70, 80, mi dispiace vederlo adesso, mi spiace vederlo in queste condizioni.